Internet è uno dei nostri distributori, quindi c'è una partnership molto forte proprio dovuta alla relazione di distribuzione. Tra l'altro Allnet sono anche un nostro training center per le tecnologie di Sophos, per cui ovviamente partecipare a questo evento era una cosa obbligatoria da un certo punto di vista, ma anche molto proficua per Sophos, visto che Sophos vende solo esclusivamente attraverso canale. Qui con la quantità di partner che hanno partecipato sicuramente ci ha dato la possibilità di conoscere, e ci dà già da 2 anni la possibilità di conoscere nuovi partner e ai nuovi partner di conoscere Sophos. Per quanto riguarda l'intervento che abbiamo fatto, è stato un intervento legato ai ransomware, quindi spiegazione di queste minacce che stanno imperversando ormai sulle reti di tutti i clienti e sulle macchine anche degli utenti consumer, e abbiamo spiegato durante l'intervento le nostre tecnologie in grado di proteggere i clienti da questo tipo di minaccia. Oggi Sophos ha 2 tecnologie in particolare, una derivante da un'acquisizione che abbiamo fatto qualche mese fa e che sarà lanciata sul mercato a settembre, che è l'acquisizione di Surfright, che ci darà un client signatureless in grado di, insieme all'antivirus di oggi, di aumentare l'efficacia contro questi oggetti ransomware con una protezione che si chiama CryptoGuard, che il nome, diciamo, rende abbastanza l'idea. E abbiamo lanciato sul mercato ormai da qualche mese una soluzione di sandboxing che lavora sulla parte gateway proprio per andare a proteggere le macchine da queste nuove minacce che stanno imperversando. Le 2 tecnologie insieme aumenteranno e aumentano molto l'efficacia delle nostre soluzioni e proteggono appunto i clienti con tecnologie completamente nuove. In più, ormai da qualche mese abbiamo lanciato la Synchronized Security, che è la soluzione, è la sincronizzazione della sicurezza attraverso la cooperazione dei prodotti di Sophos, lato firewall e lato endpoint. Oggi l'endpoint di Sophos è capace di parlare con il firewall di Sophos e attraverso lo scambio di informazioni riusciamo a reagire molto più velocemente ad eventuali minacce che arrivano sulla rete del cliente e sui computer dei clienti.